Ma nel senso di questa mozione noi vogliamo rimettere il Partito Democratico in una strada diversa, in una strada che ponga temi importanti su alcune questioni importanti come quello dell'ambiente, come quello della scuola, come quello della legalità. Guardate, c'è bisogno di impegno per rimettere le cose a posto. Noi pensiamo che con questa inclusione, un partito che include, un partito del noi, un partito che parla con la gente. Io penso invece che il Partito Democratico, il nuovo Partito Democratico, possa essere quello della coerenza, possa essere quello soprattutto, come dire, che discute con la gente e che riporta a casa anche persone che sono andate via. Cioè, si può dire che il presidente Crocetta sostenga pienamente la mozione Emiliano? No, non mi risulta perché so che il presidente Crocetta ha voluto mantenere un profilo istituzionale, quindi un'indipendenza dalle primarie, è una cosa che tra l'altro io condivido. Siccome giustamente facciamo l'associazione, lei è un molto vicino a Io Rosario sono una Crocetta. persona vicina al presidente Crocetta, è lui che mi ha nominato, è con lui che abbiamo fatto tante battaglie e quindi è assolutamente, però condivido la scelta del presidente di rimanere fuori da questa vicenda elettorale, sulla quale invece molti di noi, e questo io lo sto facendo a livello nazionale direttamente a fianco a Michele Emiliano, ci stiamo impegnando perché crediamo che pur essendo una strada in salita, lo sappiamo, Sappiamo che qualcuno mi ha detto, ma presidente, lei poteva scegliere tante strade in discesa, ha scelto l'unica che era in salita. E vuol dire che la coerenza è quella che paga. Io penso che la cosa più bella è quella di alzarsi la mattina e essere a posto con se stessi. Io ho scelto la strada che è quella più giusta per la mia storia, per quello che io sto facendo, per quello che stiamo facendo insieme. Anch'io voglio uscire da questo io. Antoci non è io, Antoci è noi, insieme a tanti altri.